Si parte! Palla fra i piedi del Codogno, che subito prova una verticalizzazione, ma fa buona guardia Verga. Esce bene dalla marcatura di Selmi e Scetti, allarga per Donarini sul fronte sinistro, lo affronta Colombo, Donarini va in mezzo, non aggancia Mauri, fuori dall'area non ci arriva per un nulla Braidic, esce Mau, anche fortunato nel rimpallo, ma allora allunga la falcata, appoggia per Salom, Salom non vede dalla parte opposta a Meli, riserve di nuovo Mau, siamo nel limite dell'area, Mau va al tiro, conclusione che esce veramente di poco. Intanto si stanno scaldando gli animi sulle panchine. Prova Latrizium a portare la palla nella metà campo degli ospiti. Combinano Colombo e Mau. Mau anche fortunato. Palla messa in mezzo. Arriva Meli. Meli colpisce la traversa. Clamorosa questa traversa, anche con un rimbalzo piuttosto brutto. Ma gli fa buona guardia Bernardini. Pressione giudicata regolare dal direttore di gara. Allora Dragoni. Palla per Braidic. Il bomber si invola. È un 2 contro 3. Arriva dalla parte opposta sempre Dragoni. 3 contro 3. Braidic prova il tiro. Da fuori area. Forse debole col mancino. Braidic sul limite dell'area a sinistro, fronteggiato da Bertaglio, chiede la collaborazione di Donarini, arriva, Donarini va in mezzo, palla sul palla che attraversa tutta l'area, arriva sui piedi di Capitan Dragoni, rimette in mezzo per Gianni, Gianni! Quasi un rigore a movimento, palla che però si alza a campanile, tanto mira, mette a terra per Cotello, lo affronta Dragoni. Dragoni e Gianni portano via la palla, la sradicano dai piedi di Cotello, intanto siamo già nella di rigore Trizium, Gianni mette rimorchio per Dragoni, Dragoni calcia in porta, troppo debole. Il giocatore del Codogno per Salom, Salom che apre su Meli, Meli che è in area di rigore, sterza, calcio di sinistro, ribattuto, ancora in area di rigore, palla che arriva sui piedi di Mira, siamo al limite, Mira verticalizza per Salom, buonissima l'intenzione di Salom che sterza, palla rimessa di Morchio, arriva sui piedi di Maua, Maua che calcia, si prova a smarcare Scetti, intanto non battono né Mira né Cotello, chiedono di far rispettare le distanze, il direttore di gara dice che è tutto regolamentare, va Mira con il suo mancino, palla messa in mezzo, Scetti trattenuto, ampissimi cenni di che è tutto corretto da parte del direttore di gara, proteste da parte del pubblico e in maniera non pulita per i suoi, allora prova l'attrizzo a riorganizzarsi, toccato duro Salom, tutto regolare per il direttore di gara, allora riparte Ippolito per i suoi, siamo nell'altra metà campo, palla per il capitano, o meglio, sì, è il capitano, è Dragoni, è sul fronte sinistro, ancora combinano i due, colpo di tacco, ancora Ippolito. Ippolito che andrà al centro da Sarzi, è così, Sarzi che pensa al tiro, invece verticalizza per Gianni, Gianni palla al mezzo, Mauri che si invola, chiede la collaborazione di Dragoni, 1-2 per i due giocatori, palla per Braidic, in area di rigore, Braidic calcia, è centrale però, palla che di nuovo è sui piedi del reparto mediano della Trizul Calcio, Mira prova una palla rasoterra a cercare Meli che arriva, entra in possesso del pallone, scarica per Cotello, da fuori area, Cotello centrale. Nel frattempo è efficacissima la pressione portata da Donarini che si vuole sul lato sinistra, sa per entrare di rigore, lascia per Gianni, Gianni apre per Dragoni, Dragoni vede e serve Braidic in area di rigore, Braidic contro Bertaglio, Braidic scarica per Sarzi, Sarzi cerca un tiro di prima intenzione, purtroppo temo abbia colpito la mia macchina parcheggiata fuori dallo stadio. Con una posizione regolare di due giocatori che stanno descendendo del Codogno. Intanto esce Bassani e fa ripartire subito i suoi. Siamo nell'altra metà campo, esce e torna Cotello. Prova ad afferrarlo Dragoni, non lo trova. Cotello serve Meli in rigore. Meli si libera di Bernardini, entra Meli. Meli calcia, serve... colpisce forse Maccherini, quasi una presa involontaria. Siamo stretti adesso le punte. Provano a impostare loro per la Trizium Calcio. Comincia... adesso potrebbe essere la seconda fase di gioco, intanto perde palla malamente Selmi, Braidic è fuori area, Belmi finta, doppia finta di Braidic, recupera Selmi, rinviene e chiude la traiettoria del tiro di Braidic, ma siamo comunque lì al limite dell'area di rigore, più arretrato della Trizium Campania, dentro Cotello, salta Maua di testa, interviene Dragoni a togliere la disponibilità del pallone a Scetti, calcio di punizione Trizium sulla palla Cotello che cerca e trova corto Mira, neanche il tempo di posizionarsi per la difesa del Codogno, tira da fuori Mira, devo essere onesto, fosse stato in tassi non l'avrei tolto, ma ha scelto il mister, intanto Scetti va lungo a cercare Dipa, Dipa forre per Maua in area di rigore, Maua appoggia per Di Palma, fa riprendere il possesso ai suoi, cercato Dragoni, Dragoni gioca dentro l'area per Braidic, Braidic il mancino si gira, prima intenzione sopra la traversa, minuto numero 34, hanno lunga allora a cercare Di Palma i giocatori della Trizium, palla che arriva addirittura a Maua, addirittura in area di rigore, Maua che alleggerisce per Di Palma, Di Palma per Salom, Salom che è di girata, di volo, palla messa al centro a cercare Maua che fa sponda per Salom, Salom colpisce la traversa, posizione monumentale, pulisce l'area a scarcella, andrà lungo,
ci va, va in centro di rigore, palla che arriva in una maniera piuttosto confusa sui piedi di Braidi, che rimette poi al centro per, credo che sia Riboli, numero 20 della formazione ospite, che in maniera piuttosto confusa ribatte in rete su una palla che è stata toccata di tacco. Tutti i giocatori di Trizio e Codogno sono racchiusi negli ultimi 16 metri dell'area. Va dentro la mira, colpo di testa fuori di Scarcella. Cotello la ributta al centro. C'è confusione in area, sono due giocatori a terra. Bertaglio viene toccato duro, ma a destra a terra c'è Cornaggia. Nel frattempo il direttore di gara fischia, sancisce il triplice fischio di gioco.